Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. L'invito è sempre lo stesso, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale perché mi aiutate a crescere. Per voi è una cosa che costa davvero poco, a me invece aiuta tantissimo. Detto ciò, parliamo delle notizie di mercato di oggi, perché? Perché ci sono delle notizie importanti. Sembra essere definito il passaggio di Zaccaria al Monaco, per lui si parla di una cifra di 20 milioni di euro circa. Poi vedremo se sono 23 con bonus, accessori, eccetera, il che è molto positivo perché Zaccaria è un giocatore che anche l'anno scorso si è provato a piazzare, alla fine è stato piazzato solo in prestito. Quest'anno Giuntoli ha fatto un ottimo affare perché l'abbiamo pagato 8 milioni qualche anno fa, a bilancio pesava 4,5, circa 2 anni fa l'abbiamo pagato 8 milioni, un anno e mezzo fa. A bilancio pesa 4,5, quindi cederlo a 20 comporta una buona plusvalenza di 16 milioni circa. Quindi Zaccaria sicuro al 100% al Monaco. Altro affare in uscita è De Winter, è già a Genova, sosterrà le visite mediche, per lui si parla di una cifra intorno ai 10 milioni di euro, quindi anche qua tesoretto portato a casa con due cessioni di due esuberi sostanzialmente. Perché dico esubero quando parlo di De Winter? Parlo di esubero perché se si decide di promuovere Huijsen in prima squadra e gli si vuole dare la chance di giocare, qualcuno deve uscire. Altri giocatori che usciranno in difesa sono Luca Pellegrini, con il quale sta trattando con la Lazio, e a centrocampo si parla anche, notizia di stamattina, al più tardi ieri notte, di una cessione di Nicolò Rovella, sempre alla Lazio. Ora, su questa cessione io mi interrogo, perché? Non perché reputi Rovella il nuovo Iniesta, perché su Twitter ho già visto che ci sono delle fazioni un po' contrapposte, c'è chi dice state facendo un casino per Rovella, manco fosse il nuovo Iniesta. Nessuno dice questo, ma se noi andiamo a vedere i dati della passata stagione, Rovella al Monza ha fatto molto bene, ha fatto meglio di tanti centrocampisti che erano nella nostra rosa. Quindi io dico, si è parlato di linea verde, di sostenibilità, si è parlato di abbassare anche il salario dei calciatori, quindi ridimensionare anche le spese di gestione degli stessi, perché dare via Rovella per tenere un Pogba che non dà garanzie? È ovvio che non sto paragonando i due, se Pogba dà garanzie, Rovella non può neanche essere accostato a Pogba. Il problema è che Pogba è un'incognita. Se, come ho letto da qualche parte, giustamente facevo osservare un altro account di Twitter, se poi Pogba non dà garanzie e ci teniamo sto peso morto, a gennaio che facciamo? Interveniamo sul mercato perché ci serve un sostituto di Pogba quando invece ce l'avevamo già in casa? È un ragionamento che fila perché io di Pogba non mi fido, non penso dia garanzie. E cedere un giocatore come Rovella a me, sinceramente, mi fa rodere parecchio. Poi verrà ceduta una buona cifra, una cifra consistente, verrà ceduta 15 milioni, altro tesoretto da portare a casa, va benissimo. Va bene, ma cioè io ragazzi penso sempre che ci siano delle cessioni che vanno fatte e delle cessioni che a volte non vanno fatte, nel senso economicamente può essere un affare cederlo, può essere un grosso vantaggio, può fare una grossa plusvalenza, ma ci sono dei giocatori che secondo me esulano da questi discorsi e Nicolò Rovella per quello che ha mostrato sia al Genova sia l'anno scorso al Monza è un giocatore sul quale varrebbe la pena provare a puntare ancora. Poi magari lo vendi l'anno prossimo, Rovella, se non ti dà le giuste garanzie. Certo, tu dici l'anno prossimo magari lo vendi a meno se fa una stagione da non protagonista. Questo è vero, ma io la chance di giocarsela gliela do. Questa cessione io sinceramente non riesco a capirla. Potrebbe darsi che sia il ragazzo che vuole andare via perché dice non sono sicuro di avere abbastanza minutaggio, quindi preferisco andarmene. E allora, se il ragazzo ha espresso anche questo desiderio, come ho sempre detto, è inutile tenere in rosa chi non ha voglia di correre e sudare per la maglia, ma non mi sembra questo il caso, però magari c'è qualcosa che non sappiamo. È una cessione che mi lascia alquanto così, mi lascia un po' spaesato. Non è ancora definita, anzi si sta trattando, con la Lazio si sta parlando, non siamo ancora arrivati alla fumata bianca, però insomma è una voce abbastanza insistente e questo mi dà da pensare. Mi lascia, più che da pensare, mi lascia un po' così, ragazzi, ripeto, anche perché se Nicolussi e Miretti andranno in prestito, uno slot a centrocampo c'è, perché facciamo la conta di che centrocampisti abbiamo. Noi abbiamo Rabiot, abbiamo Pogba, ma non mi sento di contare Pogba, quindi abbiamo Rabiot,
abbiamo Locatelli, abbiamo Fagioli, poi chi altro abbiamo a centrocampo? Abbiamo McKennie, parlo delle mezzali, abbiamo eventualmente Ealing Junior che ora si specializzerà come mezzala perché Allegri ha intenzione di fargli fare questo ruolo, ma è vero, facciamo solo il campionato della Coppa Italia, quindi già avere sei centrocampisti che fanno la parte degli interni fra centrocampista centrale e le due mezzale potrebbe essere troppo, 5 sono più che sufficienti. Ma io mi chiedo, perché cedere Rovella e non provare a cedere un Weston McKennie, per esempio? Per esempio. Non lo so, ragazzi, poi magari Rovella va alla Lazio e si scopre che è un giocatore da Lazio e non è un giocatore da Juventus, può darsi anche quello. Io però non me la sentirei di rischiare. Queste sono le principali notizie di mercato di oggi, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate, come sempre lasciate un like e commentate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.